Eccoci con il capitano Federico Angiulli. Fede, un amaro esordio qui in casa. Cosa non è andato oggi? Prima dire cosa è andato, veramente poco, una prestazione sottotono, sia a livello di ritmo che a livello tecnico. Ripeto, come ho detto agli altri colleghi, voglio assumermi io la responsabilità di questa sconfitta, perché da capitano e da uno degli uomini più esperti della squadra devo essere colui che dà comunque qualcosa in più alla squadra, non devo togliere. Oggi un mio errore a centrocampo ha fatto partire un'azione da cui poi è nato la punizione, da cui è nato il gol, quindi mi dispiace molto aver condizionato la partita. Ovvio, poi avevamo tantissimo tempo per rimetterla in piedi, ma non siamo stati bravi a farlo. Però ecco, senza quell'errore mio sicuramente l'Alba Longa non avrebbe mai potuto farci gol, perché non facevano niente per impensierirci, giocavano tutti schiacciati dietro, e quindi mi dispiace molto essere qui a commentare una sconfitta causata da un errore mio. Senti, oltre alla partita, si sa qualcosa sull'infortunio di Diego, che l'abbiamo visto uscire in barella? Avete saputo qualcosa oppure si attenderà in settimana? Ecco, oltre a pensare agli errori e a cercare subito di riscattarci, dobbiamo assolutamente stare vicini al nostro compagno, che ha subito un brutto infortunio, probabile frattura neanche troppo bella del naso, quindi non sappiamo sicuramente ancora come sta, perché ora è in ospedale. Cercheremo di stargli vicino il più possibile, perché è uno di noi, è uno della nostra famiglia, e quindi mi dispiace moltissimo che sia andata così oggi. Adesso però si dovrà ripartire da questa settimana e cercare insomma il riscatto a Chieti, che comunque non è un campo facile. Certo, questo schiaffo ci deve servire per capire che niente è facile, che non, una sconfitta ci può portare in paradiso, cioè una vittoria ci può portare in paradiso, una sconfitta sottoterra, quindi questo schiaffo ci deve servire, perché poi abbiamo una trasferta importante a Chieti contro un'ottima squadra, e speriamo che la nostra gente continui a starci vicino come ha fatto splendidamente oggi, perché ci possono dare una grossa mano, per poi trovarci la prossima in casa di nuovo, sperando di fare molto meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Grazie Fede.